Buongiorno signori, oggi facciamo la pasta alla carbonara, semplice semplice. Allora abbiamo bisogno, mettiamo subito la pentola dell'acqua a bollire e poi appena bolle ci mettiamo lo sale. Abbiamo bisogno del diciamo parmigiano reggiano, pepe, guanciale e due tolle d'uova. Queste qua sono le porzioni per una persona. Qui abbiamo messo a sciogliere un pizzico di strutto, dove andiamo ad aggiungere il nostro guanciale. Una volta che lo strutto si è sciolto, andiamo a fare soffriggere un pochino il nostro guanciale in questa padellina. Oggi sono da solo, mi faccio un bello piatto di spaghetti alla carbonara stile chef Stefano Barbato. Ecco, semplice semplice, facciamo soffriggere leggermente il nostro guanciale e ci vediamo dopo. Eccole, belle, sono leggermente rosolate, non fatele bruciare, ci basta una bella rosolatina così e siamo a posto. Da questa parte l'acqua sta bollendo e ci mettiamo un po' di sale. Ecco, da questa parte possiamo spegnere perché diciamo sono belle rosolate e andiamo a spegnere. Qui acqua bolle e ci andiamo a mettere le nostre spaghette. Ecco, e facciamo cuocere diciamo un paio di minuti prima della cottura, li scendiamo. Bene, la pasta è quasi pronta, adesso andiamo a colare e lasciamo un po' di brodo dell'acqua della pasta da parte. Ecco qua, abbiamo colato la pasta, abbiamo aggiunto il nostro guanciale soffritto, cioè leggermente soffritto nella padella, e andiamo a scendere un pochettino il fuoco vivace, facciamo amalgamare tutto in questo senso. Facciamola dare un minutino con il nostro guanciale che si amalgamano tutti. Abbiamo aggiunto il mestolino di brodo dell'acqua della pasta e la facciamo girare, così i lamini della pasta si sciolgono e formeranno una cremettina. Bene, arrivato a questo punto spegniamo il fuoco e andiamo a mettere le uova, i tuorli d'uovo. Andiamo i tuorli d'uovo e giriamo. Attenzione, fuoco spento. Guardate che la cremina si sta formando. Ci mettiamo il parmigiano reggiano, di pepe e giriamo tutto. E allora qua la nostra pasta carbonara, se vi sembra ancora asciutta aggiungiamo un pochettino del nostro brodo caldo dell'acqua, della cottura dell'acqua. Ecco qua, e la nostra pasta alla carbonara con la cremina si è formata meravigliosamente e pronta per essere gustata. Questa è la pasta alla carbonara, signore e signori. Non ci va niente di particolare. Siamo pronti per andare a assaggiare. A dopo. Com'è? Pasta alla carbonara. Originale. Col guanciale, no? Con tutte queste inchiappate che mettono la gente. Ho visto un chef che ho fatto una pasta carbonara che sembrava, ma lasciamo perdere. Buon appetito a tutti, buon pranzo a tutti. Guardate che bellezza, la sua cremina tutta bella sistemata, eh? Com'è? La vediamo, eh?
del nazionale, ragazzi, è internazionale. Pastiglietta, spaghetto alla carbonara. Non si può togliere. Non si può togliere dalla bocca, ragazzi. Molti vogliono sapere questo che vino è. Questo è un vino piacentino. Colli piacentini, è un... Adesso vediamo. Sembra champagne, è bello. È un ortugo finemente frizzante, da un gusto amabile e dolcemente calabile, ragazzi. Se ne scende da solo, E poi bello fresco. Vi auguro un buon pranzo a tutti. Io mi mangio queste spaghette che si raffreddano e vi raccomando, a tavola non si invecchia mai, e mangiate e bevete, e la vita è questa. Alla prossima a tutti, ciao, buon pranzo a tutti.